Salve colleghi, vi faccio questo video veloce veloce per darvi un po' delle informazioni per quanto riguarda il nuovo progetto Innovamenti alla quale la nostra scuola ha aderito. Allora, vi abbiamo inviato sui vari gruppi il kit didattico. È possibile scaricarlo al seguente link. Quindi cliccando su questo link si aprirà questa schermata, vedete? Dove cliccandoci sopra troverete tutto il materiale come gli altri anni. E queste sono praticamente le settimane che sono state, che dovranno essere realizzate. Nella prima parte troverete il materiale generale, quindi le slide e come registrarvi ai vari eventi. Se qualcuno di voi vuole partecipare, basta che si registri, poi vi arriverà tramite mail, il link per poter accedere al webinar. Questa è stata già fatta, però nulla toglie che se vi piacciono le attività che ci sono al suo interno, potete anche partecipare. Quindi questo è stato il lavoro della prima settimana. Nella seconda settimana invece, che il cui incontro online è stato il 17, no, il 10 voglio dire, scusatemi, si è parlato di questa attività, Enquire Explorer. Se ci clicchiamo sopra, si aprono queste attività online, va bene? Nella prima se io clicco qua, trovo un modulo vuoto da poter compilare, vi faccio vedere. Vedete, se cliccate qua potete scrivere voi tutte le attività che avete svolte. Torno indietro. Poi qua trovate tutte le attività già divise per i plessi. Activity plan infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Clicchiamo su quello dell'infanzia. Come l'anno scorso, vi spiega e vi dà anche delle indicazioni su quello che potete fare. Allora, tema cittadinanza digitale e Costituzione, Agenda Europea 2030, sostenibilità ambientale e altro. Protagonisti della sfida, classe singola oppure più classi, solo gruppi e gruppi di alunni. Qua vi spiega il perché, la descrizione e poi vi dà le attività. Diciamo il tempo che ci vuole, che cosa dovrebbe fare l'insegnante, che cosa dovrebbero fare i bambini e poi qui vi dà il materiale da utilizzare. Va bene? Come l'anno scorso, cioè ci sono delle indicazioni che potete seguire, così come per l'infanzia, ci sono anche per la primaria. Stessa cosa, quindi le stesse attività, stesso metodo per poter lavorare con i ragazzi, vi dà però delle attività ovviamente diverse in base diciamo, più i bambini sono piccoli, più le attività, diciamo, sono semplici da poter realizzare. Va bene, quindi troverete tutto qui al loro interno. Sbirciamo in quello della scuola secondaria. Quindi gli argomenti sono sempre gli stessi, ovviamente con modalità e tempi diversi. La preside ha voluto che il nostro istituto, come l'anno scorso, si iscrivesse. Poi lo sapete, come abbiamo fatto l'anno scorso, per ogni attività va realizzato poi un video da inviare ai referenti del team digitale del vostro plesso, dopodiché verranno i vari video verranno messi su Twitter e su Instagram. Grazie per l'attenzione.